Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa in Forma, il primo programma di cucina in collegamento Skype, targato 264. Partiamo oggi con una nuovissima puntata in vista della Pasqua. Oggi vi regaleremo una ricetta sensazionale. Al bacio, intanto però fatemi ringraziare perché ieri eravate davvero in tanti a seguirci, ci avete inondato di messaggi, grazie, 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 risponderemo a tutti, risponderanno le nostre social media manager che io saluto e ringrazio ancora una volta, Alessia Di Bella e Beatrice Mariotti, sempre lì, sempre pronte con i loro telefoni, i loro tablet a rispondervi. Prima ancora di andare a scoprire quella che sarà appunto la ricetta di oggi, devo partire con gli auguri. Allora, la nostra torta di buon compleanno oggi da Roma se ne va fino a Pisa. Tanti auguri a Giancarlo che oggi compie 30 anni. Auguri, auguri. Auguri da mamma Pina e papà Giulio. Giancarlo, 30 anni, una bella data, eh? un bel numero. Fammi sapere che si prova a fare 30 anni perché a me manca ancora un po'. Non è vero, manca pochissimo. Tanti tanti auguri anche da parte di tutta la nostra redazione. Andiamo avanti perché dagli auguri, dalla torta di compleanno, festeggiate i vostri compleanni, festeggiateli anche. Oh, oggi è pure il compleanno di Diana che compie 4 anni. Bacio Diana. Dagli auguri ce ne andiamo invece, una bambina, ce ne andiamo invece a il disegno del giorno, prego. Questo bellissimo disegno, guardate che meraviglia, fatto con gli acquerelli, ce lo manda Gabriella da Rimini, questo bambino qui sotto la pioggia, ma che bellissimo, bello, 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 fatto, guardate che sfumature, che meraviglia, ma questa è un'artista, Gabriella, io ho visto la sua pagina Instagram, Gabriella Artista, andatela pure a vedere perché fa delle opere meravigliose, questo bambino qui con questa felpa verde con i jeans, che meraviglia. E l'ombrello, io ho sempre avuto una passione per gli ombrelli, mi ricordo quando ero piccolo ci tenevo, quando andavamo a scuola che i miei genitori mi compravano l'ombrellino piccolo da tenere nello zaino, c'era questa passione, vabbè, poi crescendo chiaramente, no, meglio il sole, ma punti di vista, io vi ricordo che se volete fare gli auguri, se volete mandare i vostri disegni, le vostre opere d'arte, è semplicissimo, scattate una foto e la inviate alle nostre pagine social, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. Grazie, grazie, grazie anche per tutti i disegni, per tutte le belle parole che ci scrivete ogni giorno. Sono da poco passate le ore 13, la fame inizia a farsi sentire, tra poco sarà Pasqua, noi abbiamo una ricetta assolutamente... Guardate, non vi dico altro, non vi dico altro, andiamo subito a collegarci dal nostro ospite di oggi che dovrebbe essere già pronto, Crescenzo Morlando, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Crescenzo Morlando, come lo potete... grazie, grazie per essere qui. Come vedete, lo posso dire io, è un pochino stanco perché in questo periodo sta bello preso dalla produzione di colombe, vero? È vero, è vero, è vero. Colombe, vero. Dolce tipico pasquale. E proprio oggi noi ci legheremo a questo discorso, perché che cosa ci preparerai tu oggi, carissimo Crescenzo? Allora, oggi prepareremo una crema con un'unica base di pochissimi ingredienti, che sono 4 ingredienti, uh-huh. E faremo due versioni di crema, uh-huh, da associare alla nostra colomba, magari. Molto bene, molto bene. Tu in questo periodo, io dicevo, stai preparando tantissime colombe in vista della Pasqua. Esatto, 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 ma non solo, naturalmente correlato al dolce del Pasquale c'è anche la pastiera napoletana, non so se conosci. Come no? Se hai mai provato una bella e buona pastiera napoletana? Sì, a Napoli sono, quando vengo prendo sempre la vera pastiera napoletana.
bravo. Poi naturalmente da giovedì fino a sabato c'è la produzione del salato di Pasqua, che è il casatiello, e che è il casatiello o il portano, insomma, che è buonissimo, tra l'altro è molto molto buono, è poco grassoso, dobbiamo dire, ha pochissime chilocalorie all'interno, light, immagino, è molto molto light, tu va bene anche per preallenamento, post allenamento, no, immagino, esatto, perché è proprio bello, insomma c'è solamente un po' di strutto del salame, del formaggio, tanti salumi, ecco, prosciutto crudo, prosciutto cotto, salame Napoli, salame Milano, una pancetta. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Molto bene, mi sta venendo già fame. Ma qui, Napoli per Pasqua pure fa parecchi dolci. Secondo me è la città, la Campania, diciamo così, che a Pasqua ha il menù più variegato, credo. Ma io penso che fra la Campania e la Sicilia si contengono il primato di dolci della tradizione. Sì, è vero. Chi più ne ha più ne metta. Mm-hmm. È vero. Sono due regioni che ne hanno tante. Poi anche facendo mente che comunque erano sotto un unico regno delle due Sicilie, quindi è come se avessero avuto l'influenza quasi uguale, insomma, soprattutto delle mandorle, della frutta secca. Esatto, il miele. È vero. Carissimo Crescenzo, abbiamo detto, tu oggi ci preparerai una crema per farcire le colombe, giusto? Esatto. Ho capito bene? Esatto, ne faremo una crema pasticcera magari aromatizzata al limone, chi mm-hmm. a casa, all'arancia. Sì. E vi dico semplicemente come si può fare. Iniziamo da... Allora, facciamo così, a casa armatevi di carta e penna perché stiamo per dare gli ingredienti e la grafica. Allora io chiederei alla regia di mandare la grafica, eccola qui. Partiamo con la prima, la più semplice. Io vedo 500 ml di latte, 4 tuorli, una stecca di vaniglia, 80 g di farina e 150 g di zucchero. Questa è, diciamo, no, la ricettina, tra virgolette, basic. Poi io so che tu ne fai tantissime, ne fai diverse. Ne faccio tantissime. Sì. E ho voluto fare questa con te perché era una ricetta molto molto semplice, ma al tempo stesso può essere quasi come un qualcosa di assolutamente neutro da aggiungere cose all'interno della crema per dargli un altro sapore. Ad esempio, in questo caso adesso facciamo qualcosa anche col cacao, ma a chi piace il pistacchio magari può mettere il pistacchio, a chi magari piace la frutta e può fare una chantecler con la frutta. Cioè, questa è una base dove ognuno aggiungendoci qualcosa in maniera diversa, adesso ti dico come, c'è un semplice trucchetto, può andare a fare ciò che vuole. Ok, benissimo. Allora vai, partiamo subito perché sono molto curioso. Chiaramente partiamo subito e io metto... Vai. Io metto il latte a riscaldare. Ok, quindi un pentolino e mettiamo il latte a scaldare. No, quello che volevo dire è che, appunto, magari se a casa avete, se vi regalano, no, sicuramente ci regaleranno tantissime colombe in questo periodo, magari un modo per arricchirla, per variare un po', potrebbe essere, appunto, preparare una di queste creme che oggi ci insegna Crescenzo e fare un dessert un pochino più sprint, giusto? Esatto, anche perché comunque la colomba, diciamo che quando è buona, basta mangiarla anche in maniera così come semplice con i canditi, poi c'è questa glassa detta la veneziana ricca di zucchero e mandorle che la faccio anch'io, però ci sono anche delle colombe che ahimè sono un po' più secche, magari sono quelle là commerciali, insomma... Certo, le più veloci da supermercato, esatto. No? Esatto, mia madre neanche riceverà la mia colomba e le ha detto mi accontenterò della colomba di un marchio, insomma, industriale, di un supermercato. Quindi ho detto sì, brava, accontentati. Come si chiama mamma? Maria. Salutiamo la signora Maria. E quindi farò... Appunto, magari tua madre, ecco, prende la colomba che al supermercato pure le viene regalata, no? Spesso succede. È un po' più secca, si può arricchire preparando una crema e arricchirla. Una crema molto molto semplice. Vai. Allora, parliamo del latte sul fuoco in questo caso. Sì, vai. Il latte sul fuoco è un elemento importantissimo perché uno, dobbiamo farlo arrivare agli 80-90 gradi. Okay. E due... Il latte in questo caso, noi possiamo mettere all'interno del latte un qualsiasi olio essenziale. Oh, ad esempio,
In questo caso il baccello di vaniglia. Sì. Aperto, stracciato e messo dentro. Possiamo mettere la buccia di un agrume, quindi un limone, un arancio. Mi raccomando, Manu, se tu fai a casa il latte in infusione con le bucce di un agrume, non mettere la parte bianca dell'agrume. Che è quella più amara. È più amara e quindi rilascia all'interno della... Stai parlando? Volevo fare una domanda. Prego. Quindi vediamo, facciamo così, metto a scaldare il latte, sbuccio l'arancia, perché a casa già ce l'ho, quindi già mi è venuto in mente. Dopodiché, una volta che l'ho sbucciata, vado con il coltello e tolgo un pochino di parte bianca per sicurezza? Esatto. Okay. Io solitamente consiglio di farlo con un pelapatate. Col pelapatate perfetto ce l'ho, ok. Pelapatate, sì. Prendi il tuo pomo, cioè lo fai così e lo stacca la parte di... olio essenziale dalla parte bianca in maniera diretta e quindi non hai già comunque superato una difficoltà in maniera semplice. Certo, assolutamente, va bene, ok. Grazie. Abbiamo il latte di infusione. Sì. Adesso andiamo nella ricetta. Allora, io mi prendo una casseruola, divido le uova dal bianco al rosso. Sì. E metto il rosso nella padella. Ok, quindi mettiamo il rosso nella casseruola, il bianco lo lasciamo lì da parte. Lo utilizzeremo dopo sempre per questa ricetta oppure non ci serve il bianco? Allora, il bianco non ci serve per questa ricetta. Perfetto. Però se voi volete utilizzare il bianco, e spero che lo utilizzate perché non va buttato mai nulla in cucina. Come no? Uno... Cioè, te lo dico io, ci facciamo i pancake proteici, no? Perché giustamente la mattina il pancake proteico, poi dopo alle 11 ci mangiamo il casatiello, o no? Bravo. Allora, con dimmi, che ci facciamo con gli albumi? Allora, solitamente esatto, possiamo fare le meringhe, bravo, io sono un appassionato di meringhe, devi capire. Mangerei meringhe tutti i giorni, anche perché insomma è proteico, certo, è proteico, c'è l'albume, c'è ragione, solo l'albume, quindi io sono qualcuno che, però il proteico. E possiamo fare con il quantitativo di albume il doppio di zucchero. Ok. Quindi su 100 grammi di albume, quanto zucchero va? 200 grammi. Bravo, studiato. Bravo. Esatto. Io direi una cosa, siccome questo programma si chiama Casa in Forma, cioè o togliamo la parola in forma, lasciamo a casa, oppure diciamo così, rivediamo questo in forma in un altro senso, no? Nel senso di forma, ma quando inviti me devi essere un po' più fluido, easy, open, capito? Assolutamente. Ma sì, ma per carità. Ma ben venga, dobbiamo festeggiare, dobbiamo preparare i dolci devono essere buoni. Allora, qui diciamo che in questo momento, guarda, diciamo che in questo momento sociale, io penso che soprattutto le persone si stiano molto dedicando alla cucina, stiano riscoprendo quello che comunque è anche il sapore di una pasta fatta in casa, male o bene, però il fatto che comunque si faccia in casa, si faccia con i propri familiari, la propria famiglia, il proprio compagno, la compagna, cioè si riesce a ritornare quasi come insomma c'erano i nonni. Ma sai cosa? A casa abbiamo, io credo che abbiamo proprio riscoperto la bellezza del mettere le mani in pasta, nel senso che con questo fuggi del lievito che c'è stato già dalle prime ondate, ma ormai anche con questa terza, abbiamo però riscoperto proprio appunto il piacere di mettere le mani in pasta, di sporcarci le mani con la farina, di sentire quegli odori di cucinato dentro casa, di quel preparare per se stessi e per la propria famiglia, di quel sedersi a tavola, un attimo, tranquilli, fermi, buoni, no? E godiamoci questo pasto. Allora, quindi, perdonami, stai facendo, vedo, il rosso con lo zucchero, giusto? Rosso, zucchero e farina. Ok, rosso, zucchero e carina, benissimo. Allora, intanto che tu giri, io chiedo alla regia di mandare la tua pagina Instagram, così ci facciamo un po' d'affari tuoi. Eccolo qui. Ah. Lo trovate come Cenzo Mando. Questa è la sua pagina Instagram, seguitissima. Ah, sì, sono io. Piena, è lui. Piena, personal chef, show cooking, vedete, fa di tutto. Fa tantissime ricette. Quella è la pastiera napoletana, quella è la colomba con il pistacchio, le zeppole, perché... Sai che sì, poi sono io, sì. Quel maglione nero molto carino. Quello sei tu, le zeppole è stato da poco San Giuseppe. Che cos'è quella? Una cacio e pepe? Buona.
Quella è una cacio e pepe in onore soprattutto del Lazio e delle persone che ci abitano, ecco, anche a voi che siete lì lontani. Grazie, poi ci devi dire però il segreto per fare la cacio e pepe, perché io l'ultima volta non mi è venuta così bella cremosa, mi è venuta un po' incollata, chissà dove ho sbagliato. Guarda, io ti consiglio di fare quel cavolfiore, visto che stava scorrendo. Fammi vedere il cavolfiore. Il cavolfiore, vedi sì? Questo che è un cavolfiore? Sì, sì. È un cavolfiore molto, 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 molto semplice, è light assolutamente. Sì. È veramente un qualcosa che tutti possono fare e vi consiglio assolutamente di farlo. Lo facciamo, tanto troviamo la tua ricetta sulla tua pagina Instagram, l'abbiamo fatta vedere, poi insomma se ci sono dubbi, se ci sono domande, scrivete a Crescenzo che vi risponde e vi dà tutte le indicazioni. Grazie per... sono sempre molto disponibile con chi mi contatta. Grazie per il consiglio. Prego, Marco. Che tempo c'è oggi a Milano? Allora, il tempo lo vedo e vedo i fiori, vedo il sole, vedo l'aria limpida, fresca, ma non vedo il mare perché siamo qui a Milano. Certo. Però è una bellissima giornata oggi, è una giornata di primavera. Mi viene da sorridere, Crescenzo, perché c'è una mia amica che abita a Milano, che lei è cresciuta in Puglia. E quando si è trasferita a Milano, mi viene proprio da ridere, alcuni suoi amici della Puglia le dissero: ma tu d'estate dove vai al mare, a Milano Marittima? Siccome tu adesso hai detto sto a Milano, non vedo il mare, mi ha fatto tornare in mente questa cosa. Saluto Lucrezia, un bacio, che sta là a Milano. Lucrezia, tu che stai a Milano, vatti a prendere una bella colomba da Crescenzo. Ciao Lucrezia, magari ci conosciamo. Tu che abbiamo puoi. Un amico in comune. Sì, dopo vi metto in contatto. Allora, abbiamo messo rosso dell'uovo. Allora, abbiamo messo rosso, farina e zucchero all'interno della casseruola e abbiamo creato un impastino. Vedi? Sì, sì, ok. Sì, sì, voilà, che meraviglia. Eccolo qua. Un impastino che adesso andremo a sciogliere col latte. Ok, col latte che abbiamo scaldato, abbiamo detto 80-90 gradi, giusto? Esatto. Perfetto. Se nel caso in cui tu stai mettendo un agrume soprattutto, lascialo in infusione qualche minuto in più, così rilascia tutti gli aromi essenziali, gli oli essenziali dell'agrume stesso, e avrai insomma il sentore di agrume vero. Va bene, ok, si sente proprio il sapore, bene, l'odore, bene, ok, perfetto, okay. Grazie per il consiglio. Io intanto che tu metti il latte lo mettiamo piano piano, poco alla volta, immagino. Allora, sì, lo metto in due volte. Ah, perfetto, in due volte, benissimo. Uno. Sì, e giro. E giro con una leccarda, in questo caso soltanto, Va benissimo, certo, così almeno non graffia la casseruola. No, non graffia la casseruola, però spesso sai cosa succede? Che molte persone fanno la crema in casa utilizzando la frusta. Infatti, verrebbe in mente di utilizzare la frusta. Perché non va bene? Perché fai grumi? Non lo so. No, perché metti aria all'interno della crema. Certo, mette l'aria. Essendo che comunque il grasso, cioè il latte ha un grasso, è creare come se fosse un burro, hai capito? E quindi un po' lo separi, può essere. Certo, cioè. Quindi è meglio andare piano piano con la spatolina e non fai arrivare i grumi, però va bene. Benissimo, perfetto. Ok, quindi facciamo in questo modo con una leccarda, come potete vedere, che sta utilizzando, conosciuta anche come leccapentole. E giriamo bene per preparare la nostra crema. Non utilizziamo la classica frusta, perché appunto, come ci diceva Crescenzo, andrebbe semplicemente poi a mettere aria all'interno della crema che non ci occorre. Vado intanto a rompere le scatole in regia, dove oggi c'è Daniele. Daniele carissimo, buongiorno. Buongiorno a te. Che ne pensi di questa ricetta? A me piace. A te piace? Sì. Senti, ma la colomba... Bravo, Daniele. Bene. La colomba, l'hai già comprata la colomba, no, Daniele? Ancora no. Ti piace? Speranza che ce la spedisca. Chi te la deve... Ah, Crescenzo. È che me è un uccello senza ali. Ah, ho capito.
Il problema è no, questo. Però in serio, vi spiego anche perché. Perché dimmi. Può sembrare strano questa cosa delle consegne. Vi spiego, ragazzi. Perché dici. Una cosa seria. Infatti. Allora, io faccio una piccola produzione di colombi artigianali. Sì. Con prodotti selezionati. Canditi selezionati, e quindi non riesco ad arrivare ad un numero troppo alto di produzione per poi farle uscire anche da Milano. Ho capito. E quindi sono così limited edition, passatemi il termine, che veramente finiscono in poco tempo, e anche la produzione, cioè sono quelle 100-150 kg, cioè certo. E basta, capito? Sei molto local su questo, molto chilometro zero, diciamo, ecco. Esatto, anche quella l'alpistacchio, ad esempio, ho fatto una prova di colomba al pistacchio, immagina che dopo il giorno dopo già io non l'avevo più in preordine. Cioè, ho capito. Certo, giustamente. È chiaro, quando si parla di prodotti così artigianali. Sì, è tutto molto artigianale. Esatto, prodotti poi selezionatissimi, ingredienti selezionatissimi, è chiaro, no? Che il grande poi, numero. Ragazzi, dovete immaginare che io mi occupo io della selezione dei prodotti, mi occupo io degli impasti, mi occupo io della lievitazione, mi occupo io dell'infornare le colombe. Mi occupo io del confezionare packaging e mi occupo spesso anch'io di consegnare. Perfetto, ho capito. Tutto in uno. Tutto in uno, te la magni pure tu e quindi a posto. Giustamente. Simpatico. No, quella è la cosa poi tanto finale. Bella cosa. Senti, fra. Da morire. Senti, fra le tante che prepari, qual è la tua preferita? A pastiera. No, dicevo fra le varie colombe, perdonami. Fra i sì, vari. Faccio una colomba anche a pastiera. Ah, ecco, perfetto, ottimo, benissimo. Quindi proprio. Faccio una crema montata in questo caso a pastiera. Sì. La colomba è classica, senza zucchero sopra né aggiunto di mandorle. Viene riempita di questa crema. Sì. Ed è la fine del mondo. E lo credo, lo che bisogna andare a Milano. Questa bisogna... No. Allora, io vi ho sempre invitato, però mi sa che insomma Draghi non vorresti... vuole. Draghi non vuole. Draghi non può. Vabbè, troveremo più avanti. Voi, sai che ti dico? Secondo me la colomba è buona pure a Ferragosto, va bene? A Ferragosto dobbiamo mangiarci la Santa Rosa. Che cos'è la Santa Rosa? Allora, parlando sempre, ritornando alle tradizioni, alle tradizioni e ai dolci del sud Italia, soprattutto campani, sì. La Santa Rosa è un dolce creato in occasione proprio di Santa Rosa, che si ha alla fine di agosto. Ok. Non è altro che la sfogliatella riccia fatta con crema pasticcera e amarene. Ok, buona. E questa, oh, buona, questa però non l'ho mai assaggiata. Senti, qua si chiama 29. No. Hai sentito dalla regia, giustamente, perché qua si chiacchiera, si va avanti, si parla di cose buone, però io purtroppo devo andare in pubblicità. Quindi io mi devo fermare adesso perché abbiamo un tassativo, dopodiché tu aspetta, ci torniamo subito da te e concludiamo la ricetta, va bene? Perfetto, ciao ragazzi. Qualche minutino e siamo subito da te, Crescenzo. Grazie. Voi fermi, buoni, non cambiate canale perché abbiamo qua una crema da finire meravigliosa. Date uno sguardo pure al nostro palinsesto, perché io ve lo ricordo, noi andiamo in onda tutti i giorni dalle ore 7 del mattino fino alla mezzanotte inoltrata. Approfondimenti, attualità, informazione, musica, teatro, cinema, gossip, cucina, ce n'è per tutti. A tra poco. Di nuovo bentornati in diretta, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minutino fa in compagnia di Crescenzo Morlando, con cui stiamo preparando una crema meravigliosa con cui farcire le nostre colombe. Torniamo pure dal nostro ospite perché insomma l'abbiamo lasciato in un momento con il fuoco acceso. Allora Crescenzo, abbiamo detto per la prima parte abbiamo preparato questa crema, eccoci qui, bentornato, anzi bentornato a noi perché gli ospiti siamo noi nella tua bellissima cucina.
E La ringrazio. abbiamo preparato questa crema meravigliosa con cui possiamo appunto farcire le nostre colombe. Io lo ricordo, Crescenzo, lo trovate su Instagram, poi vi facciamo vedere la pagina Instagram. E in questo periodo dell'anno specifico si sta dedicando ad una produzione totalmente artigianale proprio a 360 gradi di colombe, il dolce tipico, uno fra i dolci più amati della Pasqua. E oggi ci sta insegnando questa crema con cui possiamo appunto magari farcire le nostre colombe e divertirci un po' in questo periodo che stiamo a casa. Per gli ingredienti di questa crema, rivediamo anche insieme la grafica, sono semplici, facili e veloci. Abbiamo bisogno di 500 ml di latte, 4 tuorli, una stecca di vaniglia, 80 g di farina e 150 g di zucchero. Diciamo che questa è la ricetta base da cui poi ci possiamo divertire. Crescenzo prima ci ha detto che possiamo mettere ad esempio la buccia di un agrume, come potrebbe essere quella di un arancio. Bisogna però fare attenzione ad una cosa: a che cosa? Alla parte bianca interna della buccia. Proprio per questo, allora, che cosa fate? Vi sbucciate magari un arancio la mattina con cui fate una bella spremuta, così avete anche un bel pieno di vitamina C. Prendete un pela patate e andate a togliere la parte interna bianca, appunto quella amara dell'agrume. Oppure poi ci possiamo divertire in tanti altri modi, no? Crescenzo, con il cacao, con il pistacchio, dici un po'. Assolutamente. Addirittura ci hai detto la crema alla pastiera napoletana. Allora, esatto, vi spiego. Vai. Questa qui che noi stiamo facendo è una crema pasticcera classica. La crema pasticcera classica, oltre ad essere molto buona, ha una versatilità esagerata. Basta equilibrarla e dargli aria con una panna montata. Ma Cioè, dai. noi abbiamo la crema pasticcera, montiamo della panna, che è solitamente il 50% in meno rispetto alla crema, e poi da quella lì abbiamo qualcosa di assolutamente neutro. Quindi andiamo ad aggiungere un pistacchio, una crema nocciola. Un pistacchio di Bronte. Assolutamente È chiaro. una crema di pistacchio di Bronte. Possiamo aggiungere una crema di nocciole tonde piemontesi, possiamo aggiungere insomma una crema di mandorle e creare così man mano una crema diversa. Ok, ho capito, perfetto. Invece adesso andiamo a fare Sì? la versione al cioccolato, che Sicuramente una delle più versione golosi. molto molto semplice. Basta mettere il latte sul fuoco con il bacello di vaniglia di infusione. Noi già ce Ok, l'abbiamo. come abbiamo fatto prima. Esatto. Basta mettere i tuorli nella casseruola, lo zucchero, la farina in questo caso va spezzata col cacao amaro. Ho Quindi, ad capito. esempio, in questo caso ne abbiamo 60 grammi di farina, 40 grammi di cacao. Ok, 60 grammi di farina, 40 grammi di cacao, perfetto, benissimo. Cacao amaro, immagino. Cacao amaro. E ho messo tutto nella padella e giriamo. Ok, benissimo, perfetto, E ok. abbiamo creato un composto Al cioccolato. come Fammi prima, vedere. vedi? Sì, bello corposo. Sempre con la leccarda. Ok, questa è sicuramente, penso, una delle varianti più gettonate o no? Ma Dici un anche più po'. semplici, Anche più perché insomma semplici. anche tu lì, Cacao. nel momento in cui stai magari presentando, puoi velocemente fare una crema in maniera veloce. Certo. Con pochissimo, proprio con pochissimo tempo. Poi noi oggi, insomma, stiamo chiacchierando, no? La stiamo portando un po' per le lunghe, però veramente ingredienti semplici, facili, veloci che troviamo tranquillamente al supermercato. Oppure meglio ancora, come fai tu, ci mettiamo lì alla ricerca, meglio ancora, dei prodotti più selezionati, più pregiati, e sicuramente viene un risultato migliore per appunto farcire quella che potrebbe essere una colomba semplice, una colomba che magari, non so, c'è un po' stancata.
mancato, no? Oppure una colomba che non è eccellente, diciamo così, in questo periodo dell'anno ci regalano sicuramente tantissime colombe in ufficio, al lavoro, amici, parenti. Allora ecco che se ci stanchiamo del classico gusto, della classica colomba che prima abbiamo definito anche un po' secca, oppure magari avanza metà colomba, ecco che la possiamo arricchire, la possiamo impreziosire proprio preparando con pochissimi passaggi una di queste creme che oggi Crescenzo ci sta facendo vedere. Siamo partiti. Però ti dico anche un'altra cosa. Dimmi. Nel momento in cui avanza un dolce come quello della colomba, e ce l'hai due settimane lì. Esatto, perché è quello che succede spesso. Cosa fai tu? Sì. Che facciamo? Lo mangi, lo butti, lo metti nel latte. Cosa succede con quel pezzo di... Cioè, cosa pensi di fare? Lo riciclo. Cosa succede a casa tua? Lo riciclo. Io lo riciclo? Sì. Creando un altro dolce con quel dolce. Perfetto. Esiste una ricetta, anche sul mio stesso profilo Instagram. Sì. L'ho fatta verso Natale, vi racconto questo. Vediamo un po'. Mettere il panettone. Il panettone che è appunto quello sicuramente avanza sempre quello a Natale. Avanza, che ci facciamo? Che ci facciamo? Quello avanza è come la colomba, se c'è un pezzo di colomba o un pezzo di panettone sono prodotti lievitati ad alto contenuto di glutine e farina. Ok, attenzione. Quindi cosa succede? Che si può creare una ricetta evitando di mettere farina. Sì. Ma creando un altro lievitato da forno. Quindi io a Natale ho fatto tipo un plum cake con il panettone. Ma dai, un plum cake? Ma rimpastandolo. Cioè? Cioè rimpastando il pezzo di panettone, aggiungendo delle uova, del burro, un pizzico di sale, un po' di zucchero, un lievito in polvere, basta. Messo in forno. Cioè io riprendo il panettone avanzato, il pandoro panettone avanzato, ci metto le uova, ci metto il burro, ci metto un pizzico di sale, ci metto... Naturalmente tutto ha una sua proporzione. Certo, ok. Io ti consiglio sempre di contattarmi, magari ti dico la vera proporzione, oppure vai sul mio profilo Instagram, a gennaio penso di averlo fatto perché erano avanzati un panettone a casa. Vediamo un po' se scorrendo ci arriviamo. Vediamo perché sono molto 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 curioso. Allora scorriamo pure il profilo Instagram di Crescenzo Morlando, così intanto voi date pure una sbirciata. Allora lì mi sa che era carnevale. Andiamo un po' più quello, giù. Il cavolfiore, vediamo un po'. Allora ecco qui. È quello? Ecco qui sulla sinistra. Eccolo qua. Sì. Il primo sulla sinistra, quello. Eccolo. Esatto. Qui. Questo? Sì, o questo bellissimo piatto. Se tu vuoi aprire, piatto. Non so se si può aprire il link. Non si può aprire, ma tanto a casa lo cercheranno. Esatto, sì. C'è la descrizione del piatto. Sì. Con le dosi su 250 grammi di panettone avanzato. Allora, guarda, cosa. Facciamo così che lo vado a cercare io dal mio, vediamo un po', lo cerco io e ve lo dico. Allora, eccolo qua. Panettone avanzato dalle festività natalizie, rigeneriamolo e facciamo un altro dolce, un plum cake. 250 g di panettone avanzato, 10 g di lievito per dolci, 40 g di zucchero, 40 g di farina 00, 20 ml di liquore alle arance amare. Dopodiché un uovo, 180 ml di acqua, un pizzico di sale. Frullate prima il panettone con lo zucchero e l'uovo, l'acqua e l'amaro di arance. Successivamente aggiungete la farina, il lievito e il sale frullando per qualche secondo. Preparate uno stampo con carta da forno. Chiaramente Crescenzo ha utilizzato uno da plum cake, ma potete utilizzare quello che più preferite. Dopodiché forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Semplice. Voilà. Questa è la ricetta nella ricetta di Crescenzo. Chiaramente lo possiamo fare anche con la colomba, abbiamo detto. Assolutamente sì, è lo stesso principio. Che cambia nell'impasto fra una colomba e un panettone? Perché sono molto... Allora, simili. Simili, ma sono diversi. Sono diversi perché cambia delle volte l'umidità all'interno dell'impasto della colomba. Con l'aggiunta di uova, un po' più di uova, e invece nel panettone magari c'è una piccola percentuale di burro in più, almeno nella mia ricetta, poi ognuno ne fa da padrone nelle sue. Ho capito. Sulla colomba
si mette la glassa, che è una glassa fatta con albume e zucchero a velo, uh-huh, e mandorle, mentre sì, sul panettone si cerca di non fare nulla e si fa la cosiddetta croce delle monache, proprio per, insomma, buon auspicio al lievitato. Ok, che quello poi so che serve anche però proprio per far respirare, diciamo così, esatto, l'impasto, vero? Però c'è anche, esatto, appunto, c'è anche questo aspetto, esatto, c'è anche questo aspetto molto bello, secondo me, molto sacro, no? Nel pane, proprio del pane o di tutti i lieviti, quello appunto proprio di fare la croce. Esatto. Perché è una cosa appunto sacra, ma in effetti è vero, adesso al di là del, no, ci credo non ci credo, però secondo me c'è una sacralità del cibo che secondo me dovremmo tutti riconoscere il giusto valore anche di un pezzo di pane. Sì. Sì, non sì, dando nulla per scontato. Bravissimo, non dare mai niente per scontato, mai niente. Perché per scontato. Dare scontato di un alimento come un pezzo di pane che possiamo avere in casa, un po' vecchio, un po' duro, mm-hmm, può essere veramente un pasto per una persona che comunque non ha veramente niente. Io penso che ma soprattutto mi auguro che quest'anno appena trascorso, terribile perché è stato terribile, io ringrazio Dio per carità, perché non mi è mancato nulla, non mi manca nulla, però io penso che veramente mi auguro che ciascuno di noi si sia anche un pochino fermato, no? nel riflettere su quello che abbiamo, su quello anche che possiamo donare. Speriamo veramente, la mia no, non è una frase fatta, non vuole essere un luogo comune, speriamo veramente di diventare tutti più buoni e meno egoisti. Che sensazione hai tu? Io penso che non sia proprio cambiato nulla. Niente, Dici che non ce l'abbiamo fatta? No, non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Ciò che deve essere il cambiamento, penso fondamentale, dovrebbe essere in ognuno di noi. Mm-hmm. E se non c'è in ognuno di noi, non può esserci nella collettività. Questo è vero. E fa parte di ogni discrezione che abbiamo di noi stessi. Quindi non penso che il Covid ci abbia cambiato più di tanto. Sicuramente ci abbia fatto capire la realtà delle, mm-hmm, persone, sì, questo sicuro, almeno per quanto riguarda delle mie esperienze personali, mm-hmm, però non ci ha cambiato assolutamente, ci ha reso ancora più freddi? Sì, un po' vuoi più dire egoisti? Ancora... No, non voglio dire egoisti, per fortuna sono circondato da persone che voglio bene, mi vogliono bene, sono super super carini tutti quanti, almeno le persone che frequento in maniera così quotidiana, sì, però vedo un po' più di brutalità, sai, non c'è una gentilezza, purtroppo c'è un po' di rabbia, io almeno questa noto diffidenza, c'è diffidenza, sì, e rabbia, questo sì. Comunque, non ci rattristiamo, torniamo a noi, torniamo alla tua ricetta. Allora, questa seconda crema invece l'abbiamo preparata con l'aggiunta di cacao. Adesso siamo a fuoco bello vivo, vedo? No, basso. No? A fuoco basso, ok, a fuoco basso. Siamo a fuoco basso e piano piano accompagniamo la crema. Sempre con una leccarda, mai con una frusta, come ci hai insegnato tu, perché appunto non dobbiamo andare ad aggiungere aria, ma dobbiamo mescolare piano piano. Allora, io sono molto curioso, abbiamo detto crema normale con la vaniglia, crema con gli agrumi, crema con il cacao, crema con il pistacchio, con la panna, con la panna, neutro. Sì, me ne dici qualcun'altra? Con le mandorle abbiamo detto. Senta, ma tipo, che ne so, con le fragole, con i lamponi, queste cose qui? Assolutamente, puoi farlo, basta metterci la panna come ti dicevo prima. Sì, ecco, vedo che adesso hai messo la seconda parte di latte, scusami se ti interrompo perché abbiamo detto che il latte va messo in due volte. Esatto. Mi dicevi la panna? Continuo. Buona. La panna così crea un qualcosa di assolutamente neutro. Sì. E basta. Perfetto. E poi aggiungerci anche della frutta. Senti, ma una curiosità, qual è la colomba più gettonata fra le tue? Qual è la più richiesta? Ce n'è una in particolare? Allora, quale ti chiedono? Mi sembrerà strano, ma anche con i panettoni, il mio panettone classico con canditi, e in questo caso la mia colomba con i canditi è per la maggiore. Ah sì, è proprio la più gettonata, vedi?
Assolutamente, perché ti ripeto, utilizzo canditi fatti da mia nonna in casa. Ah, quindi ecco, sono canditi veramente da piante non, non concimate con concimi, insomma, fertilizzanti chimici, ma assolutamente dal terreno e dagli animali che comunque vivono in quel terreno. Le piante quindi sono come se fossero quelle piante di una volta. Mia nonna fa i canditi e me li spedisce. Ma che meraviglia, proprio. Quindi che fa tua nonna, chilometro zero, buoni buoni in casa con tutto l'amore, immagino. Che bella cosa. Esatto. Che bella cosa, ma è chiaro che allora che queste colombe devono essere poche e devono essere preziose, assolutamente. Esatto, perciò vi dico che non è una, certo, una produzione non per tutti. No, no, può essere per tutti, però in questo momento io sono fedele a ciò che penso e che non ne voglio fare molto, non voglio creare un prodotto. Non vuoi snaturare, diciamo così, quello che è appunto la tua idea, no? Esatto. Di produzione. Esatto. Molto molto bene. Perfetto. Esatto. Allora, intanto vedo che piano piano stai accompagnando. Senti, poi come la mettiamo proprio, no? In maniera pratica questa. Ma allora, puoi tagliare una fetta di colomba e con un cucchiaio mettercela a fianco sopra. Ok. Senza nessun problema. Ok, quindi la possiamo o decorare mettendola su un piattino a fianco, oppure come la classica fetta con la crema spalmabile, no? Fetta di pane e marmellata, diciamo così, la mettiamo sopra. Torno da Daniele in regia. Daniele, senti, hai sentito un po' di creme di cui abbiamo parlato, no? Diverse. Ce n'è una a te che ti incuriosisce? Pistacchio. Quella al pistacchio è quella che più ti incuriosisce, che abbiamo detto, si prepara aggiungendo la crema di pistacchio, giusto Crescenzo? Sì, esatto, se non avete un preparato al pistacchio, certo. Insomma, spesso si compra, soprattutto se si va insomma, nelle terre siciliane, si comprano addirittura già delle creme spalmabili pronte all'uso. Come no, mi ricordo. Però se ne vuoi fare una a casa, puoi iniziare da una crema pasticcera, aggiungi la panna e poi la... condisci insomma con un composto di pistacchio, così bene. Daniele in regia, tu pensi che rifarai questa ricetta? No, perché ti spaventa? Daniele, fai il bravo. Ti spaventa prepararla? Daniele. Sì, ma dai, di che cosa hai paura? No, che di solito non faccio i dolci. Ah, tu perché no? Perché devi sapere, Crescenzo, io glielo chiedo, perché Daniele è molto bravo. Daniele? È molto bravo in cucina, si diletta molto, però invece i dolci un po' meno. Sì, esatto. Beh, allora, niente paura, basta semplicemente avere un pochino più di attenzione quando facciamo le puntate con i nostri ospiti pasticceri e prendere nota. Dopodiché questa puntata la ritrovi anche su YouTube, questo lo dico anche per tutti i nostri telespettatori. Trovate tutti i nostri ospiti, fra cui quello di oggi, Crescenzo, su Instagram. Potete scrivergli tranquillamente, voglio dire, meglio di così. Io direi una sorta di dad anche noi, o no? Esatto. Bene, allora fammi vedere. Allora, crema cioccolato fatta. Voilà, fammela vedere. L'ho messa all'interno. Adesso è calda, Sì, immagino. Quindi sì, voilà. Sì. Eccola qua. Calda, è bella. Calda. Sì. Questa deve raffreddare un pochino, Crescenzo, immagino. Sì, falla raffreddare assolutamente. Vi dico un'altra cosa, per far raffreddare una crema mettete una pellicola a contatto sopra. Sì. E la potete mettere in frigo. Ok. La pellicola trasparente? Esatto, a contatto però. Deve proprio toccare la crema? Non ci deve essere lo spazio? No. Ho capito, perché? A contatto. Perché così non si crea ossigeno e resta umida. Perché sennò si crea una crosta. Ho capito. Infatti spesso si va a fare quella crosticina, quella pellicola, diciamo, così sopra, appunto, che poi non è carina. Invece il consiglio che tu ci dici è quello di mettere, casomai riempiamo la ciotola fino all'orlo? Oppure con la pellicola, con le mani? Basta andargli un attimo ad accomodare bene la pellicola nella ciotola ed è pronta. Perfetto, questa è la crema al cioccolato. Poi abbiamo preparato anche l'altra. Sì, che ve la faccio vedere. Facci un po' vedere, eccola qua. Anche quella bella calda ancora.
Ok, anche quella è ancora calda, immagino. Sì. Giustamente. Voilà, che meraviglia. Senti, oggi come la mangerai questa crema? Direttamente sulla colomba o Domani la mangerò magari. domani? Ok. Sì. Quanto tempo si conserva la crema? E Ma come sarà guarda, conservata? sicuramente in un contenitore dove non sia ermeticamente chiuso. Ok, va benissimo, Quindi secondo perfetto. me un 3 giorni. Ok, fino a un 3 giorni Sì, poi sono resiste. tutti prodotti freschi. Ma sì, ma poi questi qua in realtà una volta che uno li fa li mangia subito, insomma, Assolutamente. non è che avanzano. Fammi vedere l'altra crema, va, che siamo curiosi, avvicinati pure. Voilà, che meraviglia. Voilà, eccola qua, eccola qua. Bella. E questa qui è, diciamo, questa l'abbiamo preparata con la bacca di vaniglia, no? Esatto. Complimenti, complimenti. Ecco, assaggi pure. Che mi dici? Che mi dici? Com'è? Buona. Buona? Buona. Perfetto, allora facciamo così, va. Innanzitutto grazie, grazie davvero per averci ospitato anche oggi nella tua cucina, per averci insegnato queste creme, che appunto poi abbiamo detto ce ne sono tantissime diverse, che può essere proprio un modo per arricchire quelle che sono le nostre colombe. Io direi rivediamoci prima di salutarti al volo la grafica della ricetta, così almeno se a casa a qualcuno dovesse essere sfuggito qualcosa. Questa è la crema che ci ha preparato oggi per noi Crescenzo Morlando in esclusiva. Diciamo è la base questa, Questa è la base, poi questa è la base. Poi da qui si apre un mondo. esatto. 500 ml di latte, perdonami, latte intero o parzialmente scremato? Io ho messo intero. Ok, intero. 4 tuorli, una stecca di vaniglia, 80 g di farina e 150 g di zucchero. Questa abbiamo detto è la crema, la ricetta da cui si parte, proprio la base, da cui poi ci possiamo divertire aggiungendo oli essenziali, aromi, bucce di arancio, bucce di limone anche, no? Tutti gli agrumi possiamo Esattamente, certo. mettere. La cosa importante che ci diceva Crescenzo, appunto, magari se mettiamo l'arancio, lo sbucciate, poi dobbiamo però fare Togliete il attenzione e bianco. tagliare il bianco, perché appunto è la parte più amara, no? Quella che appunto non si utilizza. Oppure la possiamo fare come in questo caso, l'abbiamo preparata anche una con il cioccolato, mettendo, abbiamo detto, 60 g di farina, 40 g di cacao, corretto? Esatto. Perfetto. Oppure la possiamo fare con l'aggiunta di panna, con l'aggiunta di una crema spalmabile al pistacchio, abbiamo detto anche more, lamponi, insomma, poi qui la Ma parte. io immagino che in tutte le case, almeno insomma, nella maggior parte delle case, ci sia una crema spalmabile a nocciola di una Assolutamente, marca più che, famosa del insomma, mondo. è. Quindi in Sicuramente, quel sicuramente non caso manca, possiamo sicuramente. fare Ecco. una crema spalmabile, con quella crema standard possiamo fare addirittura una crema. Quindi facciamo una crema pasticcera, la Sì. facciamo raffreddare, montiamo la panna, incorporiamo la panna all'interno della crema. Vediamo che abbiamo un risultato leggero e Meraviglioso. aggiungiamo la nostra crema spalmabile a nocciola. Esatto, e ci divertiamo. Poi questa noi oggi l'abbiamo detto, la prepariamo da aggiungere alle colombe, ma questa è una crema che va bene per tutto l'anno, eh. Si possono mettere due Assolutamente savoiardi, sì. va Ma bene a Natale, come dicevamo prima, col pandoro, col panettone, insomma, con dei biscottini, mangiarla anche eh. così a cucchiaino Mangiarla piccolo di così, frutti esatto. rossi. Esatto. Crescenzo, grazie davvero per essere stato con Grazie noi, è stato a voi. un vero piacere come sempre. Io ti ringrazio per Grazie a questo voi, tempo grazie a voi. che ci hai dedicato, perché appunto lo ricordo, tu adesso sei impegnatissimo, giustamente, con la produzione delle colombe. Ti facciamo un in bocca al lupo. Che dirti? Proviamo Grazie anche noi a preparare questa crema e poi ti facciamo sapere, va bene? ciao ragazzi, Ciao un Crescenzo, saluto a grazie tutti. ancora, buona giornata, a presto, grazie, grazie Grazie. mille. Lui era Crescenzo Morlando, chef che trovate su Instagram con tantissime ricette. Da Manuel Bartolini, un grazie davvero di cuore per essere stati anche con noi oggi. Io vi ricordo che questa puntata la ritrovate sul nostro canale YouTube, Cusano Italia TV. Vi ricordo inoltre che se volete entrare in contatto con noi è semplicissimo, basta scriverci sulle nostre pagine social, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. Fatemi ringraziare ancora le mie social media manager Alessia Di Bella e Beatrice Mariotti, che fanno davvero. Facciamo un applauso per favore, regia, grazie ad Alessia Di Bella
e Beatrice Mariotti, che fanno un lavoro formidabile. Loro sono sempre lì ad informarvi di tutto quello che facciamo, condividono i post del programma, di tutti gli altri programmi, vi ricordano gli appuntamenti e vi rispondono. Grazie, grazie, grazie. È un lavoro importante che spesso viene banalizzato, invece è un lavoro ormai fondamentale. Da Manuel Bartolini basta con le chiacchiere. Io vi ricordo, quando volete, se volete, ore 13.05, minuto più, minuto meno, ma sempre qui, sempre sul 264. A domani, ciao ciao.